Penultima giornata di Serie B, sfida importantissima tra Elfish e Dozer. Ci racconta il nostro Davide Leonardi. Eh sì, Ruggero, 4 giorni dopo Dozer e Elfish si affrontano nuovamente, non in Coppa di Lega dove vinsero gli Elfish 3-2, ma bensì in campionato, come detto, a 2 giornate dalla fine. Partita importantissima, Elfish reduce dall'importantissima vittoria di sabato scorso contro gli Spartans. Oggi dovevano ottenere altri 3 punti per consolidare il loro secondo posto e insidiare il primato della capolista Spurs, che oggi ha vinto contro gli Stokes. Mentre i Dozer, che ormai non hanno nulla a cui chiedere in questo campionato, squadra che dopo la sconfitta di sabato scorso contro gli Stokes è scesa nuovamente in zona playout, ed essendo pure uscita dalla Coppa di Lega non ha nulla a cui chiedere in questo campionato. Novità di formazione per i Dozer, assenti Trapani e Galici, mentre per gli Elfish, come al solito, squadra al completo, quella di Capitan Davy, che conta ben 8 elementi. Ma entriamo nel vivo dell'incontro, dopo alcune botte da fuori con i vari Gebbia, Maringhini, Cilano da una parte, il duo Zacco Cocirovo dall'altro. Gli Elfish al quarto minuto in contropiede sbloccano il risultato e si portano in vantaggio con un delizioso pallonetto di testa da parte di Pagano, che anticipa il portiere Marino direttamente sul rilancio del portiere di Vincenzo e firma così il gol dell'1-0. Elfish che non si accontentano qui e 3 minuti più tardi raddoppiano con Zacco con un piattone da fuori area per il gol del 2-0, ma i Dozer reagiscono e trovano immediatamente l'1-2 con una botta da fuori di Capitan Maringhini, quindi partita riaperta. Dozer che si spingono in avanti per cercare immediatamente il pareggio, ma vengono puniti in contropiede da Cocirovo che con un bel diagonale porta il risultato sul 1-3. Elfish che prima del time out chiamato dai Dozer hanno la possibilità di allungare ulteriormente, ma sono sfortunati con Ferrara che nel giro di 60 secondi colpisce prima un palo, poi una clamorosa traversa. E alla ripresa del gioco, dopo che c'è un palo di Cilano da fuori, al 17° minuto dalla parte opposta Martinez da posizione defilata firma il gol dell'1-4, ma Cilano chiaramente non ci sta per i Dozer. A fine del primo tempo, su una punizione, beffa di Vincenzo sul proprio palo e firma così il gol del 2-4, termina così una prima frazione di gioco comunque molto interessante, molto combattuta, con i Dozer che stanno dando del filo da torcere a questi Elfish. Nella ripresa, dopo 50 secondi, Cocirovo con una deliziosa azione personale realizza il gol del 2-5, ma risponde ancora alla parte opposta Cilano, che su un tiro cross di Fileccia firma il gol del 3-5. Cilano rappresenta il pericolo principale per la retroguardia Elfish e colpisce una clamorosa traversa, quindi anche un po' di sfortuna. Sfortuna che ha anche Maringhini, il capitano, che anche egli, come detto, colpisce un legno, quindi certamente sfortunati questi Dozer. Elfish chiaramente ne approfittano e sono più incisivi e cattivi sotto porte. Al 13° minuto trovano il gol del 3-6 con Cocirovo, il capocannoniere di questa Serie B, con una deliziosa azione firma il gol del 3-6, tripletta per lui che regala il bonus di 0,2. Ma 30 secondi più tardi Cilano risponde a Cocirovo e firma il gol del 4-6, anche per Cilano tripletta, grandissima prestazione, 4-6, partita apertissima, mancano pochi minuti alla fine. A un minuto dalla fine, gol capolavoro di Cocirovo, chiaramente i Dozer si erano spinti in avanti per cercare di accorciare questo margine, che comunque solamente i 2 gol, sappiamo che nel calcio tutto può succedere. Come detto, a un minuto dalla fine Cocirovo chiude definitivamente i conti con una bellissima serpentina, passi in mezzo a 2, mette a sedere il portiere e firma il gol del 4-6, chiude definitivamente i conti Cocirovo, che realizza un grandissimo poker. Vincono gli Elfish per 7-4 contro questi Dozer che hanno dato le filo da torcere, sono stati un po' sfortunati. Elfish che comunque vincono, convincono come al solito, ottengono 3 importantissimi punti che forse li lancia in Serie A, forse hanno un piede e mezzo in Serie A a una giornata del termine. Chiaramente bisogna vedere a questo punto i calcoli con le altre squadre per renderci conto se effettivamente sono matematicamente in Serie A e hanno conquistato il secondo posto valido per la Serie A. Elfish che hanno chiuso il primo tempo sul risultato di 4-2, un ottimo primo tempo giocato con grande
forse hanno convinto, hanno dato del, hanno messo in difficoltà questi Dodger. Partita che appena nella ripresa ha vissuto una botta e risposta continua con gli Elfish, che non sono comunque mai andati sotto, hanno, sono sempre stati in vantaggio, però hanno subito questi contropiedi dei Dodger, specialmente con Cilano che lì davanti ha sempre fatto salire benissimo la squadra e si è reso il pericolo principale. Sicuramente per i Dodger è buona la prova di Cilano, il migliore dei suoi indubbiamente, ma sicuramente anche è buona la prova di Capitan Marini. Per gli Elfish, indubbiamente, come detto, straordinaria la prova del solito Cocilovo, autore di 4 gol, ma indubbiamente tutta la squadra oggi ha dato un grosso contributo alla vittoria finale, da Pagano a Zacco a Martinez a Capitano e Davi, tutti hanno dato un grosso contributo alla vittoria finale. È una giornata dal termine, perché adesso gli Elfish dovranno vedersela contro gli All-In, che sono forse fuori dai playoff. Ma prima gli Elfici devono pensare ai Rosenborg in Coppa di Lega martedì, che ci sono le semifinali. Sfida importantissima. Ma secondo te, Davide, gli Elfici con questo splendido Jacopo Cocilovo sono pronti per la Serie A? A mio avviso sì, perché questi Elfici non sono Cocilovo dipendenti, hanno, hanno una grandissima squadra, ogni giocatore è fondamentale, da Zacco, il motorino della squadra, passando per la difesa con Pisciotta, Martinez, ma anche sicuramente davanti Pagano insieme a Cocilovo, forma con Davi, forma un trio straordinario, un trio da Serie A. A mio avviso questa squadra è una squadra da Serie A, e nel prossimo test contro i Rosenborg di martedì sicuramente sarà un grandissimo banco di prova per vedere effettivamente dove questi Elfish possono arrivare. Benissimo Davide, ti ringrazio per questo ottimo commento, alla prossima partita. Alla prossima.